Si moriva di tumore e voi ci raccontavate che non poteva essere spiegata l'incidenza scientifica tra i malati di tumore in Campania e la devastazione che avete generato voi. Voi! Perché noi eravamo quelli là che stavano lì cercando di avere delle spiegazioni e voi non le avete mai sapute dare. Si rivolga Mai! alla presidenza. Allora. Sì, alla Presidenza, mi rivolgo a tutti, al A Parlamento lei si rivolga tutto, alla a presidenza, poi tutto può e parlare di ciò che vuole. nel suo tramite mi rivolgo a Bravissima. Perfetto. tutti in modo tale che si smetta con questa ipocrisia, perché i nomi sono ben conosciuti e io mi auguro davvero che questi nomi vengano segnati nella mente dei cittadini campani, perché i cittadini campani devono ricordarsi di quando sono stati presi in giro in quest'Aula con questi decreti che sono una vergogna. Grazie. Contrario Commissione Governo 2.4 Russo, votazione aperta. Sani. O chiuto. Petrenga. Ciraci, Martinelli, Di Benedetto, Greco, Misiani, Pecoraro Casati, Casellato e poi chiudiamo. Benamati, Di Salvo. Onorevole Di Salvo, ci faccia segno lei perché è coperta la postazione. La votazione è chiusa. La Camera respinge 2.5 Micillo. Prego. Sì, grazie Presidente. In questi 5 minuti, giusto, proverò a mettere insieme le problematiche della Regione Campania. Allora, da una parte abbiamo una distesa di coballe, da una parte abbiamo la problematica terra dei fuochi e dall'altra parte abbiamo il problema dei rifiuti interrati e quindi bonifiche. Quindi, mettendo tutto insieme, la Corte Giustizia europea ha detto che la Campania deve pagare 120.000 euro al giorno per una multa inferta dall'Europa. In tutto questo abbiamo lo smantellamento del Corpo Forestale dello Stato, da un'altra parte abbiamo che il Ministro alla Sanità dice che si muore per gli stili di vita, l'Istituto Superiore di Sanità dice invece che c'è una grossa mortalità in Campania. In tutto questo si dice che ci sono i siti di compostaggio chiusi, in tutto questo c'è un'impiantistica che potrebbe essere con dei revamping aggiornata a quello che richiede l'Europa. Quindi le problematiche sono tre, messe in disposizioni alterne, che danno il problema totale della gestione dei rifiuti. Chi dice che è stato il centrodestra, chi dice che è stato il centrosinistra per le amministrazioni che sono avvenute in questi 20 anni di emergenza rifiuti. La differenza è che oggi vorremmo mettere in primo